Ma perché diventare ricchi? Vedi, se vuoi diventare ricco, se vuoi creare ricchezza nella tua vita, una delle cose fondamentali che dovrai avere sarà una forte motivazione, un forte perché che ti farà trovare i modi, le strade, ti darà motivazione. E spetterà a te capire quali sono i tuoi motivi, quali sono le tue ragioni, quali sono i tuoi valori, che devono essere qualcosa di più profondo che perché pensi che la società ti abbia insegnato così, o magari perché credi che i soldi ti danno la felicità. Infatti ti assicuro che i soldi non fanno la felicità, a metà dei milionari che conosco non sono persone davvero davvero felici. Detto questo, per oggi voglio darti tre motivi che dovresti mettere nella tua lista del perché diventare ricco, perché creare una quantità ragionevole di ricchezza nella tua vita. Il primo motivo è diventare indipendente e quindi libero. Vedi, tutti noi nasciamo dipendenti nella nostra vita, nasciamo dipendenti dai nostri genitori, ma diventare un adulto significa diventare indipendente, avere un livello in cui non sei dipendente emotivamente, fisicamente, da qualcuno che si prenda cura di te. Allo stesso modo devi diventare un adulto finanziariamente, non puoi basare la tua ricchezza, il tuo futuro, il tuo lavoro su aspettarti che qualcuno ti dia una pensione, sull'aspettarti che ci sia un posto di lavoro per te, sull'aspettarti che qualcuno si prenda cura di te. Diventa indipendente, impara a creare ricchezza in modo da poter essere indipendente e quindi libero. Il secondo motivo per creare ricchezza è invece quello di crescere. Vedi, se il primo stadio dell'evoluzione è passare da essere dipendente a essere indipendente, il secondo stadio è diventare interdipendente. E questo vuol dire crescere. Vedi, creare ricchezza, dover diventare ricco, creare ricchezza, diventare indipendente, andare oltre, implica il fatto che tu debba crescere. Dovrai crescere mentalmente, imparare cose che non sai e trovare dei mentori, studiare sui libri. Dovrai crescere emotivamente, stare fuori dalla tua zona di comfort. Dovrai crescere e cambiare le tue credenze limitanti. Dovrai crescere dentro e fuori. E vedi, avere 1 milione di euro non è quello che conta, ma essere diventato la persona in grado di crearlo è quello che conta. L'esempio che posso darti è: immagina di trovare a terra una medaglia olimpica. Se tu trovi a terra la medaglia olimpica, quello non fa di te un atleta olimpico, non fa di te un campione. Se io ti do 1 milione di euro, quello non fa di te una persona ricca. Infatti le statistiche dicono che l'80% delle persone che eredita grandi somme di denaro, milioni, le perde nel giro di 3-5 anni, e 3-5 anni dopo si trova in peggiori situazioni, non solo finanziarie ma anche emotive, del giorno prima in cui aveva vinto il denaro. Quindi l'obiettivo non è importante, ma quello che tu diventi nel raggiungere l'obiettivo. Nel diventare ricco, nel creare ricchezza, non è importante che tu creerai quella ricchezza, ma la persona che sei diventato nel creare quella ricchezza. Ecco perché grandi milionari, grandi miliardari possono perdere tutto e creare poco e creare di nuovo tutta la loro fortuna in breve tempo, perché sono diventati una persona in grado di creare quel valore. E poi la terza ragione, il terzo motivo per creare ricchezza è proprio l'essenza dell'interdipendenza, che è contribuire. Vedi, crescere e contribuire sono alcuni dei bisogni umani più alti, e dopo che tu hai creato questa ricchezza, dopo che tu hai creato libertà e indipendenza per te e sei cresciuto, una cosa che vorrei fare è contribuire, diventare un filantropo e usare quella tua ricchezza, quel tuo valore, quelle risorse per contribuire alla vita degli altri, per contribuire all'ecosistema, per contribuire al tutto. Questa è davvero l'essenza di crea il tuo business e cambia il mondo. Io sono Francesco Marcuccio, se questo video ti è piaciuto allora lasciami un like, lasciami un commento e iscriviti al canale, e noi ci vediamo presto nel prossimo video. Fino a quel momento, seguiti i sogni e cambia il mondo.